bella iniziativa, una riuscita che coincide col vostro intervento e naturalmente con la competenza di chi ha saputo e ha potuto dirci di sì, i relatori con il loro straordinario contributo. Sono protagonisti di una lunga stagione di sicurezza del Paese a tutti i livelli nei quali uno Stato riesce ad operare. Sono francamente molto contento che alla mia destra ho Savina e alla mia sinistra Marco Minniti e naturalmente anche il generale Augusto, che è una mia nuova conoscenza, e il generale Aereo. Vedete, io penso che oggi abbiamo acquisito due certezze di carattere culturale dentro la nostra consapevolezza. La prima certezza è che dentro la questione della sicurezza noi non possiamo concentrarci solo sulla dimensione del contrasto e della repressione. C'è la dimensione anche della prevenzione che evoca ruolo adeguato in capo alla democrazia, in capo alle comunità territoriali e alle autorità esponenziali del territorio. Ma noi sappiamo anche che dobbiamo ritrovarci attorno ad una riflessione all'altezza circa quello che significa sicurezza, quanto vale, quanto riesce a organizzare anche in termini di affezione. Marco Minniti da par suo ci ha fatto riconoscere come sono anni che lui riflette e svolge proprio attività riconosciuta su questo punto. Io me lo ricordo anche quando interveniva nell'altra veste, sempre dentro la presenza del Consiglio dei Ministri, però con delega, diciamo, all'attuazione del programma di governo, lasciatemi usare questa espressione, e anche allora si percepiva questa dorsale di premura e di attenzione. Io sono profondamente convinto, anche perché nel frattempo la riflessione pubblica in Italia e in Europa è andata molto avanti. Mi aiuto intanto col dirvi che il numero speciale di quel dono di Dio che è l'IMES di questo mese affronta proprio il tema della sicurezza circa l'emergenza delle periferie delle città italiane ed europee. Ma c'è stato anche un altro passo avanti a livello europeo ad Amsterdam, dove si è firmata la carta di Amsterdam da parte di tutti i sindaci d'Europa e dei vertici delle collettività territoriali, e anche lì si è posto addirittura come precondizione della crescita, dello sviluppo, la sicurezza territoriale. Quindi non solo lo avvertiamo, diciamo, nel dibattito storico consolidato, ma anche nella riflessione più evoluta, quanto la sicurezza sia la precondizione dello stare bene e la precondizione anche per aumentare ricchezza, PIL. Noi che cos'è che abbiamo fatto in questi 23 mesi e 15 giorni di insediamento governativo regionale? Consapevoli del fatto che c'è anche una questione dell'urbanismo, cioè dell'organizzazione degli spazi della vita individuale e collettiva, abbiamo cominciato a bersagliare le questioni di possibile nostra competenza. Primo tema, noi abbiamo, per esempio, sul trasporto pubblico della regione, abbiamo ancora un delta, un vuoto temporale di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico. Quando cioè scendono le luci che Dio ci dona ogni giorno, quando scende l'ora della sera, c'è una caduta a picco per quanto riguarda l'utilizzo del mezzo pubblico. Noi, a fronte di 38 milioni di passeggeri l'anno, naturalmente non sono tutti diversi, si ripetono come i passaggi, noi abbiamo un 10-15% di possibilità di recupero circa l'utilizzo del TPE. E facendo anche delle interviste, noi abbiamo un bravissimo vertice della nostra società unica del trasporto pubblico abruzzese, che è il rettore D'Amico, che non è un casuale quando fa la sua attività, sia quando fa il rettore che quando ci dona la sua attività alla guida di questa società. Ha fatto interviste mirate e ha rilevato come il tema della paura è un tema che impedisce l'utilizzo crescente, adeguato, corrispondente anche alle ore serali. È il dato paradossale che tutta la comunità giovanile ci chiede di fare in modo che il tempo di esercizio del mezzo pubblico addirittura sfondi anche l'orario della mezzanotte e viaggi anche di notte. Dentro questa cornice, raccogliendo la sollecitazione di tutte le forze dell'ordine, abbiamo fatto sì per la prima volta in Abruzzo e tra le prime volte in Italia, abbiamo aperto l'uso
del DPL anche alle forze dell'ordine per organizzare il percepito della sicurezza, il visibile della sicurezza, facendo in modo, insomma, che ci si senta sicuri anche quando si entra in campo di questo speciale diritto dei trasporti che è il diritto dello spostamento del mezzo. Oltre questo, voglio ringraziare i vertici delle forze dell'ordine che ci hanno aiutato, perché non avevamo tradizione a fare questo. C'era anche da fare pattinaggio su alcune pigrizie della legge. Siamo riusciti però a fare un accordo rispettoso della legge che consente questo aumento di utilizzabilità. Il secondo grande risultato che ci intestiamo è che abbiamo fatto sì che risorse destinate, diciamo, alla colloquialità pubblica, che in Abruzzo, anche aiutati un po' dall'Europa, si finanzia anche la colloquialità, la pubblica opinione. Abbiamo preso una parte importante di queste risorse e le abbiamo destinate per realizzare caserme sul territorio, in tre città ad alta densità di crescita urbana: Giulianova, per esempio, Loreto e Manopello. Per la parte del turismo religioso ci siamo dichiarati con una lettura di priorità su questo fronte, assegnando risorse per fare tre caserme, ma continuiamo su questo fronte laddove ci sono emergenze di spazi per la sicurezza da erogare. Mai era successo questo in Abruzzo. Terzo argomento che ho raccolto dalle sollecitazioni da dialogo competitivo col vertice del Ministero degli Interni: abbiamo rilevato come in Abruzzo ci sono 10.000 telecamere. C'è un po' un safari da parte privata e qualche volta, diciamo, una ginnastica invasiva da parte anche dei comuni. Magari si mettono proprio come cessione o obolo di attenzione per l'immediatezza di quella emergenza. Mi è capitato anche come sindaco di dire: vabbè, ti metto la telecamera se tu proprio lavori, come un occhio che testimoni quasi un di più di presenza. Adesso abbiamo quantificato quante ne sono. Ovviamente c'è sempre un dato oscillante, sono circa 10.000 le telecamere, 1.500 di parte pubblica con capacità di memoria remota e sugli 8.500 dal punto di vista delle attività private. Noi abbiamo bisogno di razionalizzare la capacità di funzionamento di questo intervento tecnologico. E non è che lo possiamo fare facendolo fare ai geometri, agli architetti, agli ingegneri che hanno magari dimestichezza con le strade e con i suoli. Dobbiamo affidarci a chi ha su questo competenza, professionalità, proprio nella luce di consapevolezza che diceva Minniti, sapendo che è in campo una delle più delicate questioni della complessità. Allora col Ministero dell'Interno, dal Ministro, al Vice Ministro Pubblico e naturalmente a Savina, al Capo della Polizia, che Savina mi ha fatto incrociare e incontrare, abbiamo detto: siamo pronti a mettere sul tavolo 3 milioni di euro. Oggi abbiamo già assegnato il primo milione, gli altri 2 milioni entro settembre, per fare sì che si realizzi anche in Abruzzo una piattaforma che metta a dialogo avanzato questi strumenti conosciuti, in maniera tale che quello che ci serve sul piano dell'informazione noi lo possiamo assumere dai dati che vengono immagazzinati, arrivando insomma ad una capacità di intelligenza di ciò che passa come flusso di dati, che secondo me poi torna utilissimo sia per il lavoro delle forze dell'ordine, ma anche per il lavoro che devono fare le comunità locali dentro ad un protocollo che noi dobbiamo regolamentare. Che significa questo? È il superamento della logica dell'appalto alle forze dell'ordine o alle autorità nazionali di pubblica sicurezza di ciò che è la sicurezza percepita, esattamente nella chiave che diceva sia Savina, che è il generale della Guardia di Finanza, il generale Robusto e anche naturalmente Marco Minniti, quando dicevano: guardate che ormai nella modernità c'è un grande protagonismo su misura degli enti locali. Io ho fatto una riflessione anche leggendo alcuni testi che dagli anni 60 spingono in questa direzione. Nel 1961 ci fu un grande convegno a Roma, addirittura già allora partecipava il pensiero critico di Massimo Cacciari, che manco immaginava di fare il sindaco 30 anni dopo. Bene, già allora si cominciava a riflettere sul fatto che le città devono essere riassunte, ritrovate. Cacciari lanciò la sfida, per esempio, di fare sì che ricomincino a coincidere l'URBS con la CITAS, cioè la comunità con lo spazio. Perché quando si periferizza una città, perché quello che è accaduto in molte realtà urbane, c'è stato il sopravvento della periferia per quello che la periferia significa come carico di tossine, come carico di negatività, cioè lo spostarsi dal centro,
l'avere elementi di estetica ormai assolutamente consumati e dimenticati, la difficoltà nel portare i servizi, fare in modo insomma che non ci sia la funzionalità. Nella dottrina si dice che funzionalità evoca la modernità, ciò che è moderno è ciò che è funzionale. La periferia è il luogo della città che non funziona, è il pezzo di città che non funziona. Dobbiamo lavorare su questo fronte. Fra un po' arriva il presidente dell'ANCI, perché noi dobbiamo anche ridisegnare una capacità di recupero delle periferie. A Catania, Enzo Bianco, nel primo mandato, quando aveva anche più forza fisica, prima di diventare ministro degli autonomie e degli interni, mai arrivato il presidente dell'ANCI, disse lui: certo serviranno le caserme e le divise, ma dobbiamo fare in modo che nelle periferie di Catania arrivi il lavoro, lo sport, la cultura, l'attività delle parrocchie, cioè l'intensità della vita pubblica. E sul tema dell'intensità, l'intensità ha fatto la città distinta dalla campagna. Lo spazio rurale a Bruxelles si distingue dallo spazio urbano per l'intensità della vita. Noi dobbiamo riportare l'intensità della vita nelle periferie, che è fatta esattamente come Bianco fece a Catania quando per la prima volta fece il sindaco, ma anche come ha fatto a Barcellona il sindaco del Partito Socialista del Lavoro, Pasquale Maragall, quello che doveva fare il sostituto di Gonzalez. Quando sindaco di Barcellona per le Olimpiadi, la prima cosa che assunse come bersaglio del suo sforzo di governo fu riqualificare l'area portuale, che è diventata l'area più bella di Barcellona, l'area dello slancio e del rilancio. Allora c'è bisogno di visione, come dicevi tu, non solo per attendere ai compiti di una statualità rispetto alla sicurezza internazionale, ma anche per fare in modo che il cittadino stia bene nella sua realtà. In questo bellissimo numero di Limes, Paolo Desideri, ordinario di composizione architettonica alla Sapienza, è stato ordinario anche qui, uno dei migliori suggeritori di Veltroni sindaco, dice: la domanda che ci dobbiamo porre è: ma tu ci vivresti in quella parte di città? Come ti sentiresti? Quale sarebbe il tuo rapporto con l'istituzione? Sarebbe segnato da fiducia o da lontananza? Ecco perché è nell'intero quello che noi dobbiamo fare. Io come regione voglio aiutare le collettività destinando risorse, stabilendo copertura normativa, strutturando anche un contenitore di visione progettuale strategica e muovendoci insieme. Per esempio, c'è la partita della formazione anche del corpo di polizia municipale. Anche lì dobbiamo reimmettere attenzione, dedizione, perché se tutto diventa più complesso, alla complessità si risponde con la professionalità, con la tecnologia, con le risorse, col dibattito pubblico, ma anche elevando la capacità di performance. Quindi grazie per quello che ci avete consentito oggi. Io volevo dare un preciso contributo in questa direzione e soprattutto fare in modo che intervenga la qualità quando opera il potere territoriale all'indirizzo della sicurezza. Marco, credo che abbia chissà quante volte discusso sul significato di sicurezza a partire anche dalla democrazia degli antichi. Da Hobbes a Ferrero, la sicurezza è il viatico per la certezza della felicità. Un cittadino che non è sicuro, ma questo lo dicevano gli antichi che hanno riflettuto su questo, non lavora per la sua felicità, perché sicurezza è il sinonimo di paura. La paura è l'abisso della democrazia. Quindi noi siamo convocati tutti insieme su questo fronte. Grazie a tutti quanti voi che siete venuti qui rappresentando anche una concentrazione dello Stato. Noi come regione ci vogliamo essere. Per me la regione è, poiché la nostra densità abitativa è su misura di una città, è lo sforzo di una comunalizzazione. Io mi sento il sindaco di una città-regione con 1.300.000 abitanti, con 25 miliardi di euro di raccolta bancaria, con 27 miliardi di euro di PIL, con 478.000 percepienti reddito da lavoro, con 220.000 studenti alle elementari e all'università, con 389 chilometri di strade statali che rappresentano anche un veicolo di opportunità relazionali ma anche di probabile difficoltà nella vita collettiva. Su questo fronte mettiamoci insieme, noi il nostro contributo lo diamo. Una battuta, lei ha cominciato questa serata dicendo: io calabrese non
non sono abruzzese, in realtà abbiamo una grandissima radice in comune, perché lei Bruzzi e noi siamo una Bruzzi, certo, questa non è più privativa in questo caso. Passo la parola. No, grazie, non ho nessuna conclusione, ho già parlato prima molto, quindi faccio lo sconto nel secondo giro. Due brevissime osservazioni, poi citerò quattro righe di un testo che mi ha fatto vedere il generale. E prima cosa, io penso che sia cruciale la partita delle nuove generazioni. Su questo ha molto ragione il generale. Questa è una partita fondamentale. È fondamentale in Italia, è fondamentale fuori dai confini del nostro paese. Guardate, noi la partita del terrorismo internazionale la vinceremo. Naturalmente, se metteremo in campo una capacità di prevenzione, di repressione, di conoscenza, di tecnologie, tutte cose molto importanti. E su questo stiamo lavorando. Faccio un piccolo esempio per dire quello che si fa in Italia. Nei giorni scorsi c'è stata un'operazione di polizia a Lecco. Ad un certo punto sono stati arrestati prima che agissero, perché la cosa importante è che prima che agissero, perché dopo che hanno fatto un attentato, diciamo, l'operazione diventa sempre importante, ma tra virgolette a babbo morto è un pochino meno significativo. È stato arrestato un gruppo di ragazzi, di giovani che erano radicati in Italia e che venivano, diciamo, dal Nord Africa. Lì per la prima volta siamo venuti in possesso di un dato che io considero assolutamente importantissimo dal punto di vista investigativo, e cioè non si riusciva a capire come venivano attivati i cosiddetti lone wolf, i lupi solitari. Avete visto? Sta discutendo a Orlando quello che ha sparato era o non era un uomo, a Parigi quello che ha accoltellato i due poliziotti era o non era un uomo, ma soprattutto qual è il punto di connessione? Perché a un certo punto uno che è un ragazzo, che è un giovane, che naturalmente si è radicalizzato sul web, perché la grande maggioranza delle radicalizzazioni avviene sul web, perché a un certo punto si attiva? Qual è la cosa che fa scattare un meccanismo? E lì c'è un dato straordinario in quell'indagine. Perché a un certo punto due degli indagati si chiudono in macchina e ascoltano un messaggio WhatsApp che viene da Raqqa. Il messaggio WhatsApp che viene da Raqqa non è un comando militare. Nessuno gli dice da Raqqa vai a colpire in via tal dei tali perché in via tal dei tali c'è un obiettivo. Il messaggio è una specie di preghiera. C'è una voce fortemente ispirata che dice al ragazzo che sta ascoltando, sono chiusi in macchina, noi non abbiamo il messaggio WhatsApp, ma lo ascoltiamo perché ci sono le ambientali nella macchina, e dice al ragazzo che lo sto ascoltando. Non c'è bisogno che tu venga in Siria con me. Fai il tuo dovere in Italia. E cioè agisci e colpisci in Italia. Ma non dice dove deve colpire, cosa deve fare. Quello poi spetterà a lui muoversi sul territorio. Per dirvi la raffinatezza delle capacità che noi abbiamo. Noi siamo un paese che naturalmente ha tanti limiti, però abbiamo anche delle capacità. Il punto di connessione tra le centrali e il lone wolf in altri paesi non si è riuscito a identificare, si è trovato la traccia. Non è detto che quella sia l'unico percorso, ce ne possono essere altri, ma quello è sicuramente un percorso. Ma perché vi ho citato quell'evento investigativo? Per dirvi che il punto fondamentale è che noi sconfiggeremo il terrorismo e la partita sarà molto lunga, soltanto quando noi avremo conquistato i cuori e le coscienze delle nuove generazioni. I cuori e le coscienze delle nuove generazioni, soprattutto nel mondo arabo,
Lo so che è un obiettivo difficile, ma quello è il cuore della questione. Nei grandi paesi arabi noi abbiamo una condizione demografica che è esattamente rovesciata rispetto a quella delle grandi democrazie europee. Voi mi direte, ma cosa c'entra la demografia con la lotta al terrorismo? C'entra, è importantissimo. Noi siamo società a crescita demografica zero, anzi in alcuni casi a crescita demografica negativa. Nei grandi paesi arabi i giovani sono 2/3 della popolazione. È chiaro che c'è un grande problema che riguarda questa grande partita, che è una partita straordinaria che non possiamo affrontare noi, ma che dobbiamo aiutare loro ad affrontare. E dobbiamo farlo con una grande presa di consapevolezza delle nuove generazioni. Vedete, vi ho parlato del tour che abbiamo fatto nell'università. Quando all'inizio io lanciai questa idea, dissi, ma perché non facciamo un giro delle università italiane? Insomma, coloro che parlavano, come l'hanno organizzato in maniera straordinaria, non dico, insomma, non mi dissero di no, perché naturalmente il rapporto era di affetto e di fiducia nei miei confronti, e tuttavia mi guardavano un po' strano. Dice, ma questo che sta dicendo? Cioè, i servizi segreti. Perché naturalmente nell'immaginario collettivo sono i responsabili di tutte le peggio cose che vengono fatte nel mondo. E noi portiamo i servizi segreti dentro l'università. La sensazione era che non ci avrebbero fatto nemmeno entrambi, cioè la preoccupazione di dire andiamo all'università che non verrà nessuno, o avremo soltanto quelli che protesteranno perché ci diranno diteci la verità su quello che è avvenuto 30 anni fa, che poi è l'argomento principale. Beh, la cosa è stata straordinaria, c'è una partecipazione incredibile. Abbiamo incominciato nella prima università, non dico dove, ma sono nella grande città, la città dove era questore il prefetto Samina. Abbiamo fatto, a un certo punto eravamo alla Cattolica di Milano e il rettore, pensando che fosse una cosa molto impegnativa, aveva preso la lavagna della Cattolica, che posso garantire è una cosa imponente. Benissimo, un quarto d'ora prima che cominciassimo il rettore viene e dice, senti, ma senta, possiamo aprire un'altra sala c'è un punto chiuso, perché la gente non entra, i ragazzi non entrano. È stata una sequenza incredibile, ma io sono serio, di soldati, di stati in tutte le università, siamo stati anche a Napoli, c'è una cosa incredibile. Ma non era soltanto l'elemento della partecipazione, era l'attenzione che c'è. E quindi le nuove generazioni sono molto impegnate in questa direzione. Noi dobbiamo fare di tutto per coinvolgere. E quando parliamo delle politiche pattizie, e qui vengo alla cosa che ha detto il Presidente Alfonso, dobbiamo pensare anche come politiche di coinvolgimento dentro le politiche di sicurezza. Vedete, io credo moltissimo nei patti per la sicurezza. Naturalmente non spetta a me parte, in altri momenti spettava a me ciò lavorare, insomma, io credo moltissimo. E perché è molto importante che ci sia un punto di effettivo lavoro comune, perché guardate c'è un punto che vorrei rendere evidente a tutti. Una politica di sicurezza nazionale non può essere calata per i rami in tutte le realtà d'Italia, come se tutte le realtà d'Italia fossero assolutamente uguali. Per essere più chiari, Pescara non è Trento. Trento non è Palermo, Reggio Calabria non è Torino, e quindi io ho bisogno di una politica di sicurezza nazionale, perché non c'è dubbio che quella è la cornice, ma poi quella politica di sicurezza nazionale io devo tradurre nel territorio. E quella capacità di traduzione non la posso avere soltanto con gli organismi decentrati dello Stato, che naturalmente sono importanti. Chi mi consente di capire il territorio è il sindaco del territorio. Questo è il senso dei patti per la sicurezza, cioè l'idea che a un certo punto io incomincio a pensare a una sicurezza che sia tagliata su misura per quel punto. Il che significa, per esempio, adesso io non so i patti per la sicurezza di ultima generazione perché mi occupo di altre cose,
Però a un certo punto noi facevamo un patto per la sicurezza a Torino. Allora i fondi per la sicurezza non erano così, diciamo, non avevamo alcun patto verso la parte positiva di cui adesso il prefetto Sabina, diciamo, potrà avvantaggiarsi. Allora c'era una riservatezza di risorse. Noi facevamo un patto per la sicurezza a Torino in cui il comune di Torino si impegnava a comprare le macchine per le forze di polizia. Non oso immaginare, non mi ricordo, ma tanto è un successo straordinario quando il sindaco di Torino, con la fascia di colore, di fronte al prefetto di Torino, di fronte al comandante delle forze di polizia, consegnò le macchine con i colori dei sindaci. Non la chiacchiera, le macchine. Quello creò un rapporto positivo con i cittadini. Sto parlando, diciamo, del sindaco di Muore d'Arica, che non è un'intenzione della campagna elettorale, diciamo, non è una cosa che riguarda la campagna elettorale. Quello creò un clima straordinario tra gli appartenenti delle forze di polizia, che vedevano completamente come il patto per la sicurezza non era che era una cosa concreta, creò un apprezzamento dei cittadini. I cittadini erano contenti che il loro comune lavava le macchine. Ora, non è questo il bisogno, ce ne sono altri, facciamo. A un certo punto a Napoli, attraverso i patti per la sicurezza, si pagavano gli straordinari delle forze di polizia. Perché naturalmente io non posso stabilire a livello nazionale quanto è l'ammontare degli straordinari. Perché può darsi pure che in una realtà l'ammontare dello straordinario tipo è sufficiente, a Napoli l'ammontare dello straordinario non è sufficiente. Come si conciliano queste cose? Comprende qual è il problema? Il patto per la sicurezza è la molteplicità mantenendo unità. Una grande unità di politica di sicurezza pubblica che viene garantita dal Ministero dell'Interno, che è autorità nazionale di pubblica sicurezza, e che tuttavia si intreccia nel territorio in cui i sindaci sono i sensori sul territorio, ci consentono di adeguare alla realtà concreta. Per cui noi comprendiamo che c'è quella realtà che è un presidio marittimo, Monte Simpatico, quella realtà va potenziata, appunto, perché è un presidio marittimo, ma se io ce l'ho dentro la logica nazionale, non riesco a comprendere bene perché il Monte Simpatico è così cruciale rispetto a quello che... Perché naturalmente, tra virgolette, la lettura nazionale, per quanto tenta, non può essere così tagliata. Infine, un'ultimissima considerazione. Noi dobbiamo pensare in parte come un'integrazione tra le varie forze che stanno sul territorio. Ora, noi abbiamo fatto l'operazione, abbiamo affrontato il tema, abbiamo 5 polizie nazionali, adesso in questo periodo sono diventate 4. E tuttavia non c'è dubbio che c'è un problema significativo, non soltanto di coordinamento tra le varie polizie nazionali, ma c'è un problema di coordinamento tra le polizie nazionali e le polizie locali. Se noi stabiliamo il principio di forte coordinamento, insomma, so che si sta ragionando al Ministero dell'Interno per una legge sulla sicurezza urbana che affronterà anche questi temi, e tuttavia i patti possono servire per affrontare questo tema. Cioè, qual è il punto di connessione tra il lavoro che fanno le polizie nazionali e il lavoro che fanno le polizie locali? E cioè, noi dobbiamo metterci in una condizione in cui, se io ho due carabinieri, finanzieri o poliziotti e due vigili urbani, la somma fa 4. 2 più 2 in sicurezza deve fare 4. Ma noi sappiamo che in questo momento 2 più 2 a volte fa 3, a volte fa 2, a volte fa 1, e tutto questo non ce lo possiamo più consentire. 2 più 2 deve fare 4. Il che significa che ognuno deve fare il suo compito, non tutti devono fare tutto, perché se tutti devono fare tutto, 2 più 2 fa 4. È chiaro? Detto questo, consentitemi di leggervi 4 righe che testimoniano come l'Italia è un grande paese. Voi capirete perché. Il carabiniere, ma io aggiungo se mi è consentito, il finanziere, il poliziotto, che sente su di sé, il carabiniere, abbiamo dato, quindi che sentono su di loro,
e che amino la propria divisa e il corpo al quale appartengono. Non devono né possono ritenersi solamente i depositari della forza brutale. Devono invece comprendere che la bontà delle leggi di un paese e degli agenti chiamati a farlo osservare non può giudicarsi alla stregua del maggior numero di arresti che si eseguono, ma bensì dal minor numero di reati che si commettono. E siccome per ottenere questo conviene prevenire, prevenire significa anche moralizzare. Questo è il galateo del carabiniere del 1870. Effetti speciali, basta guardare quello che altri un pochino più bravi di noi avevano già sentito. È chiaro? Io ringrazio il generale Robuso perché mi ha dato il carabiniere del carabiniere, lo stavo quasi rubando, ma non me lo può dare perché c'è una delega. Ci siamo messi d'accordo che me lo farà avere, ma per dire, e finisco su questo veramente, noi dobbiamo avere l'orgoglio un po' di più di essere italiani. L'orgoglio un po' di più di essere italiani. Noi siamo figli di un grande paese, di un paese che ha una storia, e un paese che ha una storia può meglio affrontare le sfide del futuro. Grazie. Illustri ospiti relatori, mi serve anche il vostro sguardo mentre ci scomponiamo come assemblea, per cui se mi fate avere quei pensieri dell'artigianato locale, sono stati misurati anche rispetto alla sostenibilità del codice Cassese e Frattini, del codice di comportamento. Grazie ancora a tutti. Lo rivelo pubblicamente, un contenitore di cuoio fatto da un artigiano molto bravo di Pescara che ospita biglietti per appunti, quindi si evoca sempre il lavoro.